Una lite che si è trasformata in tragedia ieri sera alle 22.30 sull'ex provinciale 91 Chiuduno. Un indiano di 32 anni, una ginecologa di 44 anni di Trescore, Eleonora Cantamessa, sono stati investiti e uccisi da un'auto con a bordo tre persone che precedentemente avevano accoltellato il 32enne, forse per un regolamento di conti. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo a terra e gravemente ferito è stato soccorso dalla donna, che stava rientrando da un aperitivo con un amico. Mentre stava cercando di aiutare l'indiano, l'auto degli aggressori si è scagliata contro di loro, in via Kennedy, con l'intenzione di porre fine alla vita del 32enne. La vettura però ha falciato entrambi, schiantandosi poi contro altre auto, tra cui un Audi con a bordo due giovani che stavano rientrando dal lavoro. Secondo gli inquirenti ci sarebbe anche una terza auto, su cui viaggiavano degli indiani, che però è fuggita. Dileguati anche gli aggressori che hanno ucciso l'indiano ed Eleonora. Nella strage risulta ferito l'amico della ginecologa e il compagno di viaggio dell'accoltellato. Tra i feriti anche altri uomini che abitano vicino al teatro della tragedia, colpevoli di essere scesi ad aiutare l'indiano. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire esattamente ciò che è successo. Non c'è ancora un sospettato, ma ci sono una serie di testimoni che in queste ore sono stati ascoltati dagli uomini del comando provinciale dei carabinieri di Bergamo. Obiettivo ovviamente quello di tracciare il profilo dell'autore dell'accoltellamento e della strage in auto.